Buongiorno a tutti! Allora, eccoci come sempre con il nostro appuntamento della domenica per vedere le energie della settimana che inizia domani e che finirà con domenica prossima. Oggi vi faccio scegliere il mazzo, abbiamo, scusate, ho i charms qua come sempre. Abbiamo gruppo 1 i tarocchi delle sette verità, poi abbiamo gruppo 2 l'oracolo visivo e gruppo 3 abbiamo i tarocchi universali. Quindi scegliete istintivamente qual è la pila che vi attrae di più. Io senza ulteriori indugi vado a spostare la pila 3 e la pila 2 e lavoriamo con la pila 1. Allora, pila 1, se avete scelto i tarocchi delle sette verità, allora questa è l'ascesa della vostra settimana. Vediamo le energie di domani e dopodomani, quindi lunedì e martedì. Abbiamo corona di alloro. Corona di alloro, buoni successi e orgoglio. Beh, che dire, allora, buoni successi, ovviamente può essere che tra domani e dopodomani ci saranno delle buone nuove per voi, quindi qualche contratto da stipulare o qualche cosa che va a buon fine. Attenzione, di contro, attenzione appunto a non peccare di troppo orgoglio, quindi a non essere troppo sicuri di determinate cose che non sapete ancora magari come andranno a finire. Non so perché a me i pezzi qua questi pezzi di statua mi danno l'idea di un qualcosa che ancora si deve concludere, quindi qualcosa di non ancora concluso. Quindi che si potrà concludere con successo tra lunedì e martedì, o che invece sarà qualcosa su cui ancora dovrete lavorare. In ogni caso, questa è una carta strapositiva. Abbiamo appunto la corona di alloro della vittoria. Se sentite un allarme, non fateci caso, è tipo tutto il giorno che suona. Aveva smesso, appunto, avevo iniziato a fare il video, ma non ho fortuna oggi. E niente, comunque, stavo dicendo, è una carta che mi dà buone vibrazioni. Abbiamo anche questa luce dietro, appunto, che si spande come se fosse una nuova alba, un nuovo giorno. Quindi tutto fa pensare a una risoluzione di qualcosa. Quindi, molto bene. Vediamo le energie di mercoledì e giovedì. Abbiamo qui le carte. Abbiamo l'edera. Ok, qua dice matrimonio felice o mancata comprensione. Voi sapete che io vi dico tutto quello che mi viene in mente. Queste sono carte molto particolari perché hanno appunto il doppio significato. In ogni caso, a me viene da dire che potrebbe esserci che tra mercoledì e giovedì ci sia una nuova connessione, magari con il vostro partner o se siete single, magari con la vostra famiglia o con qualche amico, magari risentirete per telefono qualcuno con cui avete un legame particolare. Qui abbiamo l'edera, quindi si parla di un legame particolare. Mi piace tantissimo, tra l'altro, il fatto che abbiamo il sole e la luna, in realtà qui abbiamo la stella, quindi tutto mi fa pensare proprio a una connessione, a un qualcosa che potrebbe anche essere una persona che lavora con voi e appunto con cui condividerete in realtà questo successo di lunedì e martedì, non lo so. Comunque tra mercoledì e giovedì ci sarà una buona connessione con qualcuno. Vediamo l'ultima carta, abbiamo appunto le energie di venerdì, sabato e domenica e abbiamo la fontana. Interessante questo, abbiamo lunghi viaggi all'estero e o estroversione. Allora, lunghi viaggi all'estero non saprei dire, nel senso che io non so voi, ma io sono in zona rossa lockdown, quindi s'avanza a dire che lunghi viaggi all'estero non ne farò. Quindi appunto non so se la carta si riferisce a quello, ma attenzione, non solo abbiamo l'estroversione, ma abbiamo anche una fontana. Sappiamo che l'acqua si rifà sempre alle nostre emozioni, quindi potrebbe essere che venerdì, sabato e domenica in realtà ci sarà questo zampillare di emozioni da parte vostra, quindi potrebbe essere appunto che questa comprensione, questo legame che ci sarà appunto tra mercoledì e giovedì, in realtà poi sfoci in un buon weekend per voi dal punto di vista emotivo. Ancora una volta abbiamo la stella. Abbiamo due carte con due stelle nella stessa posizione, tra l'altro con uno sfondo uguale. Quindi queste carte con lo sfondo giallo-arancione sono carte di armonia, sono carte di fiducia, sono carte di progresso, sono carte di vittoria. Quindi tutto mi fa sperare a una settimana, se non propriamente attiva, ma una settimana molto ricca dal punto di vista delle emozioni e dal punto di vista dell'armonia. Quindi spero veramente, gruppo 1, che possiate appunto, com'è che si dice, tirare fuori queste vostre emozioni, perché qua c'è appunto uno zampillare di emozioni, quindi arrivare nel weekend
e dimostrare, insomma, no, dimostrare perché non dovete dimostrare niente a nessuno, però espletare queste emozioni, godervele, ecco, visto che il periodo non è propriamente facile. Vediamo i vostri chance. Allora, gruppo 1, cosa succederà questa settimana per il gruppo 1? Cosa succederà questa settimana per il gruppo 1? Cosa succederà questa settimana per il gruppo 1? Allora, sì, le emozioni sono uscite tantissime, anche qui potreste essere dei segni d'acqua, ma non mi stupisce che siano uscite due conchiglie, abbiamo tantissima acqua in questa carta, quindi non mi stupisce. È uscito anche il legame, scusate, il legame che c'era. Il legame che avevamo qui è uscito il cuore, è uscito il cuore puro, quindi sì, c'è un legame di un qualche tipo questa settimana, è uscito l'albero della vita, l'abbondanza è con l'edera che sale, mi fa proprio pensare a un legame che cresce, chissà, questo lo sapete voi. Abbiamo l'arcobaleno, quindi l'armonia, la quiete dopo la tempesta, abbiamo una lettera L e abbiamo, scusate. Puoi costruire qualcosa di bello anche con le pietre che trovi sul tuo cammino. Bellissimo, costruire qualcosa di bello con le pietre che trovi sul tuo cammino. Ecco cosa sono questi cocci. Bellissimo. E niente, sì, mi sa proprio di una settimana costruttiva, di costruzione di qualcosa, perché abbiamo i cocci qua, abbiamo l'edera che cresce e abbiamo le emozioni, quindi è un qualcosa che poi verso fine settimana vi darà molta gioia. Va bene, gruppo 1, io spero di esservi stata utile. Niente, fatemi sapere. Io ovviamente vi auguro una settimana meravigliosa, vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Senza tirar giù tutto, gruppo 2, se avete scelto l'oracolo visivo, allora questa sarà la stella della vostra settimana. Vediamo le energie di domani e dopodomani, quindi lunedì e martedì. Abbiamo Embrione, bellissimo, una bellissima energia, energia di rinascita, ma anche energia di nuove idee, nuove congetture, nuovi piani, nuova proprio energia. Per alcuni di voi ovviamente potrebbe essere diciamo una gestione embrionale, ma ovviamente questa carta si rifà proprio scusate, alla fecondazione di un'idea. Quindi chissà, potrebbe essere che per molti di voi ci sarà proprio questo inizio, questo nuovo embrione, questa nuova rinascita che state cercando di mettere in atto. Magari state cercando di cambiare alcune cose nella vostra vita, dato il periodo. E dato che magari non potete fare le cose come avete sempre fatto, quindi state trovando magari delle nuove alternative, delle nuove soluzioni, e questo è molto bello perché l'energia di questa carta è pazzesca. Vediamo le energie di mercoledì e giovedì. Ok, abbiamo pioggia e qui c'è un po' di com'è che si dice? Di maretta, un po' di paturnia. Ok, c'è un po' di chiusura interiore, un po' di sì, una vostra chiusura, un vostro dire, ma forse non vale la pena mettere in piedi, fare, disfare, c'è un po' di scoraggiamento. Però io quello che mi sento di dirvi è che l'acqua, la pioggia, qui in questo caso si riferisce alle emozioni, ovviamente, e le emozioni in questo caso sono molto turbolente, no? Cioè come se ci fosse una tempesta in atto, però l'acqua, a me viene sempre da dire che l'acqua è vita, quindi ci sta magari la paturnia, ma sono sicura che nel momento in cui poi passerete lo storm, no? Passerete la tempesta, ci saranno sicuramente ancora nuove fertilità, cioè l'acqua vi smuoverà delle cose che in realtà, secondo me, potrebbero portare sempre a qualcosa di buono. Ricordiamoci che ci sono i lati negativi, ce li abbiamo tutti, ma possiamo anche approfondirli e conoscerli in modo tale da uscirne a nostro vantaggio. A questo punto sono curiosissima di vedere le energie di venerdì, sabato e domenica. Abbiamo fulmine, attenzione, qui c'è ancora un cambio repentino di rotta, c'è ancora un qualcosa che smuoverà assolutamente le sorti. Quindi questo sono curiosa di vedere i chance cosa dicono, visto che questa carta è uscita per ultima, però diciamo che il fulmine potrebbe essere una notizia tra venerdì, sabato e domenica. Non so se è una buona notizia o una cattiva notizia, adesso vediamo dei chance. Però diciamo che è una settimana molto movimentata, non dal punto di vista
del fisicamente attivo, ok, ma dal punto di vista vostro personale interiore, nel senso che c'è questa bellissima energia di faccio, disfo, creo, faccio così, no, faccio cosà, poi qua c'è un attimo di scoramento, non lo so se ne vale la pena, bla 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 bla, e poi verso il weekend però invece c'è questo cambio che bisogna vedere, vediamo con i charms, se diciamo vi fa volgere le cose per il meglio, come io spero. Allora, gruppo 2. Cosa succederà questa settimana per il gruppo 2? Cosa succederà questa settimana per il gruppo 2? Cosa succederà questa settimana per il gruppo 2? Mi è rimasto, cioè, scusate, attaccato alla felpa, non vorrei dire. E niente, questo è venuto fuori anche nel gruppo 1. Poi, siccome mi è rimasto attaccato alla felpa, ve lo dico lo stesso anche a voi. E qua dice: puoi costruire qualcosa di bello anche con le pietre che trovi sul tuo cammino. E secondo me è incredibile come magari lo stesso charm che esce nel gruppo 1 e gruppo 2 mi dà in questo caso un'energia completamente diversa. Qua è proprio vi dice di reagire a questa maretta che vi verrà. Puoi costruire qualcosa di bello anche con le pietre che trovi sul tuo cammino. Qui è come se voi diceste: no, non ho abbastanza materiale, non ho abbastanza talento, non ho abbastanza qualcosa per andare avanti, e invece qui vi dice proprio l'opposto, quindi incredibile. Qui abbiamo la riuscita in realtà, quindi questa buona nuova potrebbe essere appunto il girasole, la riuscita di qualcosa. Ci sono due delfini, potrebbe essere la coppia, potrebbero essere due figure amiche. Però abbiamo, beh, qui potrebbero essere i segni d'aria in realtà. Segni d'aria, segni di terra, che dire. Però sì, due figure amiche. Anche qui è uscito l'amore puro. È uscito il lavoro, la passione. Bellissima la ballerina, scusate. Ballerina che tiene il diamante in mano, quindi passione che porta un'abbondanza insieme con il lavoro. È uscita anche una lettera P. P di piedistallo, porre le basi di qualcosa di utile, porre le basi di qualcosa di importante per voi. Quindi qua in realtà c'è tantissimo dal punto di vista dei chance, sono tutti chance strabelli, tra l'altro. Questo soprattutto, questo è proprio un non mollare, non ti perdere, vai per seguito ai obiettivi, la ballerina al lavoro duro. Però poi quando si è sul palco e si prendono gli applausi, bellissimo, no? E poi sì, non siete soli, c'è una riuscita anche nell'amicizia. Va bene, gruppo 2, io spero di esservi stata utile. Ovviamente vi auguro la settimana più bella del mondo, vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Gruppo 3, se avete scelto i tarocchi universali, allora questa è la stesa della vostra settimana. Vediamo le energie di lunedì e martedì, quindi domani e dopodomani. E abbiamo un re di denari, beh, bellissimo, re di denari, che dire, stabilità, perfetta connessione con quello che vi sta intorno, possedimenti, voglia anche secondo me di rilassarsi forse, di connettersi con quello che sono le vostre capacità e i vostri talenti, ma anche la vostra famiglia, lo stare insieme. Non lo so, vedo tanti panificare pane, pizza, pasta, non lo so per quale motivo, però mi viene da dire proprio che c'è questa grandissima connessione. Ovviamente potrebbe essere anche un uomo importante, un padre, un nonno, qualcuno che comunque, un compagno magari che vi sprona a essere comunque solari e produttivi, quindi già iniziamo molto bene. Vediamo le energie di martedì, no, scusate, di mercoledì e giovedì, e abbiamo un 3 di spade. 3 di spade qua ci potrebbe essere proprio un caos mentale. Un caos mentale che vi affligge dal punto di vista emotivo, e quindi non riuscendo a calmarvi dal punto di vista emotivo, c'è anche poi un caos della mente. Quindi qua c'è proprio una situazione un po' di disperazione, ma proprio di confusione. Strano, perché poi qui abbiamo una bellissima situazione lunedì martedì. Qui potrebbe forse succedere qualcosa che vi manda un po' in caos, vi manda un po' in palla. Vediamo, scusate, guarda, vediamo le energie di venerdì, sabato e domenica. E
E niente, qui abbiamo le stelle, quindi qua ritorna il sereno, ritorna la fede, dopo la tempesta ritorna l'armonia, ritorna il fatto, non la rassegnazione, perché non è proprio la carta della rassegnazione, però è proprio la carta del ok, va bene, qualunque cosa sia, riuscirò ad affrontarla comunque, non sarà la fine del mondo, andrà tutto bene, riuscirò a mantenere un certo equilibrio tra quelle che sono le mie emozioni e le emozioni di chi sta intorno a me. Quindi sì, incredibile perché un po' di scoramento è uscito fuori anche nel gruppo precedente, però io qui penso che sia qualcosa che succede proprio tra mercoledì e giovedì, ovviamente mi posso sbagliare, io vi dico quello che vedo dalle carte. Non lo so, c'è un qualcosa che mi perplime perché non riesco a capire come da una posizione di appunto di stabilità e di ricchezza e poi una armonia, una fede, a parte questo è un arcano maggiore, quindi influisce sicuramente. Forse qui c'è proprio solo un attimo di forse anche autosabotaggio, c'è qualcosa che come se stesse facendo karakiri da soli. Non lo so. Vediamo i chance a questo punto. Allora, gruppo 3. Cosa succederà questa settimana per il gruppo 3? Cosa succederà questa settimana per il gruppo 3? Cosa succederà questa settimana per il gruppo 3? Allora, abbiamo lettera N, abbiamo delle emozioni particolari, emozioni che non si provano facilmente e non si provano spesso. Secondo me sono riferite a questa cosa qui che non riesco bene a decifrare. Tante emozioni proprio. Segni di acqua, segni di terra, non mi stupisce perché anche qui ci sono i segni di terra con re di pentacoli. Qui c'è il lavoro, quindi potrebbe essere un qualcosa che riguarda il lavoro, anche se qui con il re di pentacoli in realtà mi viene da dire che il lavoro secondo me va bene. E poi qua c'è questa farfalla rossa che anche questa secondo me si connette qua con questo cuore rosso. Perché questa trasformazione è un qualcosa di vostro, è una trasformazione vostra emotiva, emotiva e non solo, emotiva e mentale. Forse è questo che vi causa questa specie di disperazione. State cambiando e forse non, siete ancora nella fase dove non sapete bene come gestire le vostre emozioni. Potrebbe essere questo. Questo sì è interessante, mi piace tantissimo. Perché qui è molto interessante il quadro, sarebbe sicuramente da approfondire. Persona amica, qui c'è una persona però, allora questi potreste essere voi o potrebbe essere qualcuno vicino a voi, come dicevo prima, questa figura è come un re, è una balena enorme, stabile, serena, quindi secondo me si equivale, tra l'altro appunto colore di terra e abbiamo i pentacoli, quindi sicuramente questa figura, che siate voi o che non siate voi, è una figura molto salda, quindi secondo me, se siete voi, riuscirete a venire a capo di questa situazione che si creerà tra mercoledì e giovedì. Infatti, poi c'è la stella, ci sono le stelle che appunto fanno ritornare, diciamo, l'armonia. Quindi, insomma, non mi preoccuperei più di tanto. Però qui c'è un bel lavoro emotivo e mentale che mi interesserebbe, fatemi sapere insomma se effettivamente sarà così, però appunto poi qua al lavoro va bene, abbiamo una N, questo me lo saprete dire voi. Va bene, gruppo 3, io spero di avervi dato dei consigli utili, fatemi sapere, io ovviamente vi auguro la settimana più bella del mondo, vi mando un bacione enorme, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!